Buzzwalkers, allora un paio di settimane fa ho pubblicato un video che è stato molto molto, non dico apprezzato, ma quantomeno commentato e tra i vari commenti, visto che si parlava di due bassiste donne, sono arrivate diverse proposte per farmi analizzare, per farmi conoscere perlomeno altre bassiste donne. Ma una delle particolarità è che molte di queste arrivano direttamente dal Giappone. Quindi voglio parlarvi oggi proprio di queste bassiste che dal Giappone stanno conquistando il mondo a suon di rock, hard rock e heavy metal. Ma non solo, se state con me fino alla fine vi mostrerò anche altre nuove realtà, altre nuove band, non sempre necessariamente con bassiste donne, a volte sì, a volte no. Capirete meglio alla fine se restate con me. Quindi, come ti dico sempre, stappati una bella birretta, mettiti comodo e cominciamo. Allora, bassiste, sì, ma band totalmente al femminile che arrivano dal Giappone. Qualcosina conoscevo, qualcosa devo ammettere che non conoscevo, e anzi ringrazio chi me le ha suggerite proprio per la possibilità di conoscere delle nuove musiciste e della nuova musica veramente, veramente di altissimo livello. In particolare le band di cui voglio parlarvi oggi sono tre. Vengono tutte dal Giappone, vediamo un po' di chi si tratta. Come prima band di cui vi voglio parlare ci sono le band Maid, la cui bassista si chiama semplicemente Misa. Allora, andiamo a vederle un attimo nel dettaglio, cerchiamo di capire chi sono queste ragazze e chi è la bassista. Le Band Maid sono una band che si forma nel 2013. Hanno la particolarità di avere un suono aggressivo, che loro definiscono però, attenzione, hard rock, non metal, che contrasta con un look che invece richiama le cameriere dei cosiddetti Maid Café, che sono locali caratteristici molto in voga in Giappone fin dai primi anni 2000. Per il loro look, per la loro tecnica e anche per i brani che sono sì scritti in giapponese, ma in parte anche in inglese, spesso i ritornelli sono in inglese, sono riusciti a conquistare il mondo intero. Il loro primo album è del 2017 e ad oggi ne hanno fatti tre. L'ultimo del 2021 si intitola Unseen World e tra i vari tour sono arrivate una volta sola, credo, anche in Italia, hanno suonato al Lucca Comics. Andiamo allora nel dettaglio chi è la bassista, che si chiama o si fa chiamare Misa. Allora, la prima cosa che personalmente mi è balzata all'occhio e alle orecchie quando l'ho sentita, quando l'ho vista, è il fatto che lei con un'abilità incredibile passa dal plettro allo slap e viceversa. Sono fondamentalmente queste due le tecniche che usa. Ha una tecnica pazzesca e appunto la sua particolarità è che riesce incredibilmente a girare, non so bene come si faccia, comunque con un plettro in mano lo non nasconde. Vedete qualcosa anche nei video, si riesce a percepire anche se non si vede benissimo. E praticamente fa un lavoro di questo tipo: dal plettro, quando vuole passare allo slap, lo nasconde, credo in questo modo, dietro al palmo, insomma tra le dita, e inizia automaticamente a slettare, pugno chiuso, e riesce tranquillamente anche a raggiungere le note sullo strappo. Quindi questa credo che sia la caratteristica principale di questa bassista. Strumentazione come basso principalmente un 5 corde, marca Black Cloud, che è un marchio di alta liuteria, credo, giapponese, comunque qualcosa che viene prodotto quasi esclusivamente per il Giappone. Ecco, ho provato anche andare sul sito di Black Cloud, provare a simulare un ordine, ma si fa veramente fatica, un po' perché è scritto in giapponese, un po' anche perché non si riesce a capire se spediscano o meno in Europa. Io non ne ho mai viste, è la prima volta che vedevo un basso di questo tipo. Sentendoglielo suonare, devo ammettere che suona veramente, veramente bene. Come amplificazione, da quello che si vede nei vari video, usa quasi esclusivamente Orange, e questa accoppiata le conferisce questo suono aggressivo, di cui vi faccio sentire un estratto. Bene, ma continuiamo con la seconda band, si chiamano Love Bite. Questa me l'avete segnalata voi, non le conoscevo, diverse segnalazioni ho ricevuto per quello che riguarda la band e la bassista in particolare, che non è la bassista originale della band, ma si chiama Fani. Aveva un canale YouTube prima di entrare nella band, ce l'ha ancora, credo, visto ancora qualcosa in giro. Vediamo un po' innanzitutto chi sono loro e che cosa fanno. Love Bite sono una band che si definisce power metal, si rifanno molto ai primi Iron e cose di quel tipo. Nascono nel 2016 e nel 2017, nel giro di brevissimo tempo, registrano prima l'EP e poi subito il primo album full length. Il nome è ispirato al brano omonimo degli Hailstorm. Pensate che io pensavo che fosse il brano omonimo dei Def Leppard. Allora, nel 2018 vincono il Metal Hammer Golden Awards come migliore nuova band e partecipano al Wacken. Poi pubblicano altri due album, partecipano alla colonna sonora dell'anime Vlad Love. Nel 2021 la bassista Miho, che è quella che fonda la band, decide di lasciare il gruppo.
Parte così la caccia alla nuova bassista perché non vogliono assolutamente fermarsi e pensate che il provino come viene fatto? Loro compongono un nuovo brano e praticamente chi si candida, che siano, dicono loro, maschio o femmina di qualunque età, non si fanno nessun problema, può candidarsi chiunque, devono proporre la loro linea di basso per questo brano. A spuntarla è appunto Fami, che fino a quel momento è già conosciuta per fare questi video su YouTube in cui mostra una tecnica fuori dal comune, entra definitivamente nella band. Entra così definitivamente nella band nel 2022 e nel 2023 esce Judgment Day, che è il primo album con lei al basso. Una delle caratteristiche che fa riconoscere subito le Love Bites è che si vestono totalmente di bianco, che è una cosa, se ci pensate, veramente anomala. Il metal, di solito, questo genere musicale è associato al nero. Tutte le più grandi band del passato tendenzialmente le abbiamo viste, perlomeno fino a un certo punto, quasi sempre vestite di nero, ma ancora oggi volendo. Ecco, loro invece è spettacolare da vedere sul palco questa cosa, sono tutte vestite rigorosamente di bianco, unito alle scenografie che si portano dietro, è già uno spettacolo solo per quello. In più suonano in modo pazzesco, hanno una tecnica spropositata anche loro, in particolare Fami, la nuova bassista. È uno stile comunque bene o male lineare per quello che riguarda molto spesso i brani. Cioè, quindi segue il brano, si inserisce perfettamente, però si prende spesso e volentieri i suoi spazi in cui mostra tutto ciò di cui è capace. Lo fa usando un basso Sadowski, 5 corde, anche lei, in amplificatore rigorosamente Ampeg. La sua tecnica, se volete vederla proprio da vicino, vi consiglio di andare sul suo canale YouTube, dove appunto ha sempre postato da qualche anno a questa parte video in cui mostra tutta la sua tecnica e tutto il suo virtuosismo. Ah, ecco, se volete vederle dal vivo, le Love Bites verranno a Milano il 19 giugno, suoneranno al Legend. Ma noi continuiamo con la terza di queste band provenienti dal Giappone. E parliamo di Nemofila. Qua andiamo un pochino più sul pesante, nel senso che stiamo parlando comunque di band metal sempre, ma queste con un forte accento metal, anche per il modo di cantare, per i suoni, sono veramente un pochino più aggressive. È una band che realizza il primo album nel 2021 grazie a un'etichetta britannica che si chiama JPU, ed è specializzata proprio in band provenienti dal Giappone, la stessa che aveva scoperto le stesse Love Bites. Nel 2022 cominciano a esplodere perché arrivano negli Stati Uniti per un tour, suonano al Whisky a Go Go, suonano in diversi festival e tornando in patria si esibiscono nel posto più iconico probabilmente del Giappone, che è il Budokan di Tokyo. A gennaio, se non sbaglio, quindi da pochissimo, hanno pubblicato il loro ultimo album che si intitola Evolve. Vediamo chi è la bassista di questa band. Si chiama Araguchi-san. Penso, spero che si pronunci così. Lei cita gli Slipknot tra le sue band preferite. È proprio la classica bassista metal da 5 corde. Anche lei Sadowski come basso, rigorosamente sound brillante, bello squillante, sempre con quel filo di distorsione. È veramente da ascoltare. Come band, se vi piace questo genere, sono anche loro veramente fenomenali. Purtroppo, tra le tre, forse le Nemofila sono la band un pochino meno conosciuta. In Europa, non ho ancora visto date, non ho trovato moltissime informazioni, però ho avuto modo di ascoltare il disco. Ve lo consiglio se vi piace il genere. Quindi, ripeto, ringrazio ancora chi mi ha suggerito queste band. Voi le conoscevate? Scrivetemi nei commenti se vi piacciono, se le avete sentite, se avete avuto modo di ascoltare queste o altre band nuove. Come vi accennavo, voglio essere anch'io a darvi un ulteriore contributo, un ulteriore input per andare ad ascoltare nuova musica, meno mainstream di quella di cui ho parlato di recente. Via, diciamo così. E anzi, mi farebbe molto piacere se faceste il contrario. Quindi cerchiamo di fare pacificamente, magari, uno scambio di nomi di band consigliate. I consigli per gli acquisti bassistici, quindi band con bassisti o bassiste che valga la pena di ascoltare per qualunque motivo. Ecco, quelle che vi elenco hanno effettivamente una forte componente femminile. Questo lo sottolineo semplicemente per il fatto che è vero, secondo me, che rispetto a 30-40 anni fa, un po'
questa cosa sta cambiando. Allora, sappiamo benissimo che ci sono sempre state bassiste, musiciste fenomenali nel corso della storia del rock, però è anche vero che quelle che tutti si ricordano come band sono sempre state composte da uomini per l'80-90%. Quindi adesso effettivamente non si può negare che ci sono molte più band che stanno un po' cambiando questo concetto. Allora, la prima delle band che voglio proporvi è una band argentina di cui sempre qualcuno di voi mi ha parlato di recente. Si chiamano Eruca Sativa, la bassista è Brenda Martin ed è considerata una virtuosa, diciamo. Diciamo che se Eruca Sativa è una band che comunque tutto sommato magari qualche volta è capitato di sentir nominare, almeno personalmente, ma immagino anche a molti di voi, forse una band meno conosciuta che sta emergendo proprio in quest'ultimo anno, credo, si chiamano Pacifica, credo si pronunci così, ed è una band formata fondamentalmente da due ragazze, una cantante chitarrista e una bassista cantante barra corista. Allora, loro non sono dei mostri di tecnica, non sono assolutamente una band metal e non richiamano per niente quelli di cui abbiamo appena parlato provenienti dal Giappone, ma sono una band di rock alternativo che fa dei brani ottimi. Ha pubblicato il primo disco, uno dei loro singoli ha raggiunto 1 milione di ascolti su YouTube e quindi sicuramente è una band destinata a esplodere nei prossimi mesi. Ve la consiglio, vi suggerisco di andare ad ascoltare, a vedere qualcosa. Pacifica, vi linko poi sempre tutto qua sotto. Non solo Argentina con due band, ma attenzione, abbiamo anche una band molto molto interessante, sempre al femminile 100%, sono tre ragazze che arrivano dall'Indonesia e si chiamano Voice of Bassprot. Sono una band che addirittura nel 2015 ha iniziato a farsi conoscere pubblicando su YouTube una cover di un brano dei Rage Against the Machine. Ecco, di loro la prima cosa che balza all'occhio ovviamente è il look, perché diciamo hanno abiti che possiamo definire tradizionali, ma ascoltatele perché suonano veramente da paura, i brani sono molto belli, anche i video sono estremamente divertenti. La bassista si chiama Vidi Ramavati, qualcosa del genere, non so se la pronuncia giusta, che qualcuno mi corregga se conoscete la lingua dell'Indonesia. Intanto continuiamo con qualcosa di più facile, una band proveniente dal Canada, e questa è una band composta invece da tre maschietti e solo una ragazza che è la cantante. La band si chiama Spirit Box, il bassista si chiama Josh Gilbert. Sempre dal Canada vi segnalo personalmente un'altra band che non ha ancora numeri enormi, ma si sta facendo conoscere molto tramite social, su Instagram, su YouTube stesso, li trovate un po' ovunque, perché anche qua sono tre ragazzi e una ragazza, ma estremamente giovani. Si chiamano A Short Walk to Pluto. Loro suonano, hanno già pubblicato, diciamo, all'attivo diverse cover, ma stanno realizzando i primi brani inediti, stanno già girando parecchio per Canada e Stati Uniti. Ve li consiglio, sono veramente giovani, ma anche loro, secondo me, tra qualche anno ne sentiremo parlare. Quindi mai più States, mai più Inghilterra. Allora, non lo so, sugli States sinceramente non sono molto informato, però sono abbastanza informato su un paio di band che vengono dalla Gran Bretagna e che vi voglio suggerire. La prima ha già qualche anno di attività, si chiama Nothing But Thieves, nient'altro che ladri, un nome abbastanza originale. Sono veramente veramente interessanti. Il bassista questa volta si chiama Phil Blake, vi consiglio di andare ad ascoltarvi qualcosa. Altra band che sta spopolando tramite social e che sono già arrivati però a un alto livello, stanno per pubblicare il primo album, si chiamano Dea Matrona. Loro invece sono due ragazze ed entrambe bassiste. La particolarità loro è proprio questa, che entrambe cantano, entrambe suonano la chitarra, entrambe suonano il basso e si girano tranquillamente questi strumenti a seconda della canzone. Ci sono alcuni video già in giro loro molto interessanti e tra pochi giorni, se non sbaglio, comunque tra marzo e massimo aprile dovrebbe uscire il loro primo album. Restate in ascolto, restate all'orecchio più che all'occhio. Bene, basta, nient'altro, ci tenevo oggi a presentarvi fondamentalmente queste tre band giapponesi e a darvi un po' di input per andare a cercarvi della nuova musica, un po' per dimostrare che non è vero che il rock è morto, c'è ancora, ci sono tantissime ottime proposte da ogni parte del pianeta. Ecco, forse quello è cambiato rispetto a qualche anno fa, che veramente, grazie soprattutto ai social, è innegabile, tutto il mondo sta provando a fare qualcosa di bello. Quindi volete lasciar perdere il mainstream? Sono assolutamente d'accordo, posso essere d'accordo per il 90% dei casi, però allora andiamo a cercarci la musica buona, perché di musica buona ce n'è, secondo me, ancora tanta. Bene, ditemi cosa ne pensate, scrivete qua sotto se conoscevate queste band, se conoscete qualche bassista interessante. Attenzione, una cosa voglio ripeterlo, l'ho già ripetuta parecchie volte nei commenti al vecchio video: se
state guardando questo canale, presumibilmente siete interessati più al rock che ad altri generi, perché questo è il taglio che ha questo canale da un po' di tempo a questa parte. Quindi se volete dirmi che un bassista o una bassista non è di vostro gradimento perché non suona come Mohini Day, grazie, Graziella, e grazie al c***o. Non stiamo parlando di quel genere, stiamo parlando di bassisti rock. Ci sono altre caratteristiche da valutare, non la tecnica. Se un bassista rock su un brano che va suonato in ottavi mi suona come Mohini Day, 18.000 note, benissimo, la migliore al mondo, ci mancherebbe altro. Ma capite che probabilmente non sta suonando al servizio del brano, che è la prima cosa, la più importante a mio parere, riguardo a quello che dovrebbe essere la musica. Polemica chiusa, anche per oggi è tutto. Vi ricordo come sempre che potete trovarmi su tutti i social possibili e immaginabili, e che se volete potete anche venire a trovarmi qui a casa mia. Anche per oggi è tutto. Ciao ciao!